Solo ieri abbiamo scoperto che Piero Angela non si è mai laureato. Il mondo dello spettacolo però è pieno di menti brillanti e eccelse che hanno fatto tanta strada pur non avendo mai ricevuto l'ambito pezzo di carta. Parliamo per esempio di Enrico Mentana, l'attuale direttore del TG La 7, infatti si era iscritto alla facoltà di scienze politiche ma non l'ha mai terminata. E Eugenio Montale? Il grande poeta ha ricevuto addirittura il premio Nobel per la letteratura nel 75, ma della laurea nemmeno l'ombra. Roberto Benigni non è laureato, anche se per il suo genio così irregolare e stratificato, forse un diploma di laurea sarebbe quasi sprecato. In Italia c'è anche Dario Fo a non avere una laurea. Mistero buffo, come forse la sua opera più celebre, che il drammaturgo non abbia mai portato a termine gli studi, anche se come Eugenio Montale può vantare un Nobel per la letteratura. Spostiamoci invece all'estero per scoprire che a non avere una laurea sono anche il compianto fondatore di Apple, il visionario Steve Jobs, e anche il ricchissimo fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che ha lasciato i corsi ad Harvard per la sua geniale idea di connettere tutto il mondo.